Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore della vita sia con voi e con il tuo spirito. Ripercorriamo con il Vangelo di Marco il cammino di Gesù verso la croce. Lo facciamo contemplando e scoprendo il Cristo anche attraverso gli occhi di coloro che hanno vissuto con Lui questo cammino. Diventiamo parte attiva anche noi di questo cammino, scoprendo prima di tutto il bisogno di invocare ogni grazia del Cristo, compreso il perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone, il lebbroso. Mentre stava a mensa giunse una donna con un vasetto di alabastro pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore. Ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro. Perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di 300 denari e dargli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare. Perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete. Me, invece, non mi avete sempre. Essa ha fatto ciò che è in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Sei tu, Signore, il mio vero bene. Sei tu, Signore, il mio vero bene. Per questo aiutami a vincere le giustificazioni o le mezze vie del mio essere cristiano. Sei tu, Signore, il mio vero bene. Per questo aiutami a riconoscerti prezioso per la mia vita. Sei tu, Signore, il mio vero bene. Per questo aiutami a metterci più vita nella mia fede, più concretezza che parole. Sei tu, Signore, il mio vero bene. Insieme, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Sei tu, Signore, il pane della vita. Sei tu, Signore, il pane della vita. Il pane che si spezza per me ogni istante, nel mio oggi. Sei tu, Signore, il pane della vita. Il vino che si versa per me adesso, qui, per me, nella mia vita, e come pane mi sazia di vita. Sei tu, Signore, il pane della vita. Il sacrificio che mi dà dignità, che mi dà consolazione e che mi colma di speranza. Sei tu, Signore, il pane della vita. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui, mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato li trovò addormentati perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite ormai e riposatevi.
Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Ti rendo grazie, Signore, ti rendo grazie, Signore, perché ancora hai voglia di scegliere il mio bene. Ti rendo grazie, Signore, perché ancora scegli di donarti tutto per me, sapendo che in cambio non avrai molto. Ti rendo grazie, Signore, perché ancora scegli di darmi vita, nonostante la fatica, il dolore e l'umiliazione. Ti rendo grazie, Signore. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Subito mentre ancora parlava arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Chi lo tradiva aveva dato loro questo segno: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Allora gli si accostò dicendo: Rabbì! E lo baciò. Essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono. Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come contro un brigante, con spade e bastoni siete venuti a prendermi. Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel tempio e non mi avete arrestato. Si adempiono dunque le scritture. Tutti, allora, abbandonandolo, fuggirono. Perdona, Signore, la nostra inconsistenza nell'amore. Perdona, Signore, i nostri tradimenti a te e alle promesse fatte a te. Perdona, Signore, le giustificazioni che pongono noi davanti a te. Perdona, Signore, i nostri peccati di egoismo o di interesse. Perdona, Signore. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce
hai redento il mondo. Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti attestavano il falso contro di lui, e così le loro testimonianze non erano concordi. Ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui, dicendo: «Noi l'abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d'uomo». Ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto?» Gesù rispose: «Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare?» Tutti sentenziarono che era reo di morte. Tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Tu lo sei sempre e mi salvi, anche quando lo scordo, anche quando lo dimentico. Per questo acclamiamo: tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Tu lo sei sempre e sempre sei con me, anche quando non ti vedo, anche quando mi dico che ti sei scordato di me. Per questo acclamiamo: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Insieme, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote, e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò: «Non so e non capisco quello che vuoi dire». Uscì quindi fuori del cortile e il gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è di quelli». Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: «Tu sei certo di quelli, perché sei Galileo». Ma egli cominciò a imprecare
e a giurare non conosco quell'uomo che voi dite. Per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quelle parole che Gesù gli aveva detto. Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte. E scoppiò in pianto. Ti riconosciamo come nostro Signore. Ti riconosciamo come nostro Signore. Oggi vogliamo provare a non lasciarti solo nella fatica. Ti riconosciamo come nostro Signore. Oggi vogliamo provare a testimoniarti anche quando è più complicato farlo. Ti riconosciamo come nostro Signore. Oggi vogliamo provare a dire a tutti che tu sei la nostra speranza. Ti riconosciamo come nostro Signore. Insieme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Solo in te, Signore, confida l'anima mia. Solo in te, Signore, confida l'anima mia. Quando riesco a starti vicino anche nella croce, solo in te, Signore, confida l'anima mia. Quando riesco a condividere con te la grandezza del tuo amore, solo in te confida l'anima mia. Quando scopro da te che posso sollevare te dalla croce, sollevando mio fratello dalla sua croce. Solo in te, Signore, confida l'anima mia. Insieme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti,
tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. E l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. Il tuo amore, Signore, è senza fine. Il tuo amore, Signore, è senza fine. Sei sulla croce, sei arrivato fino in fondo per liberare ciascuno di noi dal peso del peccato. Il tuo amore, Signore, è senza fine. Sei sulla croce, ti sei donato con tutto te stesso perché ami sempre mettendoci tutto di te. Il tuo amore, Signore, è senza fine. Sei sulla croce, sei sfigurato e non ti ribelli, perché sai che se scendi da quella croce tu sei salvo, ma noi no. Il tuo amore, Signore, è senza fine. Per questo diciamo gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Thank you.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses, stavano ad osservare dove veniva deposto. Ti rendiamo grazie, Signore, perché ci ami sul serio. Ti rendiamo grazie, Signore, perché ci ami con tutto te stesso. Ti rendiamo grazie, Signore, perché ci ami fino in fondo. Ti rendiamo grazie, Signore, perché ti sei donato. Ti rendiamo grazie, Signore, perché ora anche i nostri morti sono vivi per te. Ti rendiamo grazie, Signore,